I camion di ASM sono tornati ieri mattina a scaricare a Noce Mattea sul Mona. Il blocco di un giorno, deciso da Coggesa e Rifiuti Aquilani l'altro ieri, che il sindaco Pierluigi Biondi ha definito una decisione unilaterale del tutto fuori da ogni civile rapporto istituzionale di reciproco rispetto, ha evidentemente convinto la partecipata del capoluogo a cedere alle richieste di aggiornamento della tariffa, respinte negli ultimi 7 mesi, da quando cioè è scaduto il contratto. ASM ha continuato a conferire rifiuti a Sulmona in regime di prorogatio. L'impegno preso ieri, ma che ora dovrà essere messo nero su bianco in un incontro convocato per lunedì prossimo, è quello di corrispondere a Coggesa 158 euro per ogni tonnellata conferita, a fronte dei 110 euro pagati fino al 31 dicembre scorso, in base ad un contratto a tariffa bloccata sottoscritto per 5 anni nel 2018. Un trattamento di favore del tutto fuori dai prezzi di mercato che ha messo in seria difficoltà il Coggesa, non a caso e anche per questo oggi con uno stato di crisi di impresa formalmente aperto. Una situazione insostenibile che dopo le richieste di trattative, i preventivi rifiutati e l'ultimatum fatto 2 settimane fa ha costretto Coggesa a bloccare i camion di ASM l'altro giorno sulla Pesa e rispedirli all'Aquila. Per il sindaco Biondi, che ha promesso agli aquilani che mai e poi mai i rifiuti resteranno in strada, l'obiettivo è quello di raggiungere un accordo che soddisfi le esigenze di entrambe le parti, senza che nessuno debba rinunciare ai propri diritti. Qualora questo non dovesse accadere, dice il primo cittadino aquilano, valuteremo soluzioni alternative. Ma di alternative non ce ne sono molte sul mercato, non a prezzi più convenienti almeno, che quelli fatti da Coggesa sono tra i più bassi e non solo in Abruzzo. Tanto più che i rifiuti dell'Aquila sono rifiuti sporchi per qualità, diverse sono state infatti le contestazioni ricevute negli ultimi mesi e soprattutto pochissimo differenziati, circa il 40% a fronte del 65% minimo richiesto dalla legge. Un rifiuto indifferenziato che produce una quantità di residuo organico superiore a quello che l'impianto di Sulmona è in grado di lavorare, motivo per il quale l'aria intorno a Noce Mattei è diventata in questi anni irrespirabile, con tanto di strascichi giudiziari in corso. Ce n'è abbastanza perché Coggesa non retroceda, ASM deve riconoscere la tariffa da 158 euro, compresa la differenza tariffaria degli ultimi 7 mesi, pagare i debiti pregressi che ammontano a circa 1,5 milioni di euro e magari impegnarsi un po' di più a fare la raccolta differenziata che quella, a prescindere da Coggesa e da Sulmona, è richiesta dalla legge e dal senso civico.